Benvenuti ragazzi al solito appuntamento quotidiano. Ricordatevi, se siete interessati a pormi una domanda, potete mandare un messaggio utilizzando il bottoncino di via messaggio presente direttamente sulla mia pagina e io, se possibile, vi risponderò. Ciao ragazzi, bentornati. Oggi in questo video voglio rispondere ad una domanda che mi è stata fatta sulla pagina, ossia, quali sono le limitazioni della parte superiore del corpo che possono rompere le scatole nell'esecuzione di un buon front squat. Quindi quello che voglio farmi io oggi è concentrarmi sulle tre sezioni principali e cercare di darvi una soluzione per ognuna di queste. La prima, il polso, ossia l'incapacità di andare a estendere l'articolazione del polso può impedire di riuscire a mantenere il bilanciere nella posizione corretta. Questo range di movimento, che ovviamente è strettamente individuale, ci sono individui che hanno una maggiore estensione rispetto agli altri, per esempio Yuri Kay, che aveva un'estensione molto molto maggiore rispetto a me, per esempio, ok? Questo tipo di limitazione può essere talvolta accoppiata con una rigidità della muscolatura dell'avambraccio. Quindi, per avere un allungamento specifico, quello che vi consiglio io è cercare di mettervi nella condizione che ritrovate poi nel front squat, ossia sostanzialmente mettervi in questa posizione, avere un appoggio sotto il gomito e andare a stirare le dita esattamente in questa posizione. Ok, passiamo al gomito. Al gomito ritroviamo sostanzialmente due problematiche. Una la tratto, l'altra no, semplicemente perché è più delicata e dovrebbe essere trattata da un fisioterapista. Va bene? Quindi se avete quel problema lì, andate da un fisioterapista, che sicuramente ve lo può risolvere. Quando parliamo di gomito, parliamo principalmente del tricipite. Quando parliamo di tricipite, faccio riferimento al capo lungo del tricipite. Il capo lungo del tricipite si attacca sul margine ascellare della scapola. Quindi è logico pensare che, se è molto rigido, nel momento in cui vado a fare questo tipo di movimento e lo vado a stirare, questa parte qua tende a tirarsi dietro la scapola. Quindi questo angolo, se la scapola è fissata, tende ad essere ridotto. Quindi è difficile riuscire a portare il braccio in questa posizione. Ovviamente non è solo un problema di tricipite, con core è anche il dorsale, quindi sappiate che questo binomio dorsale tricipite richiede per forza di cose una sensibilizzazione specifica. Quindi voglio darvi qualche input. Prendo il mio amico bastone e voglio farvi vedere un errore comune che viene fatto negli esercizi di allungamento, per esempio del tricipite e del dorsale, in questa posizione. Tante volte si va a consigliare questo tipo di lavoro, ossia quelli che sono i gomiti sul rialzo, e cercare di aprire questo angolo. Va bene, l'errore comune che viene fatto è semplicemente che non si va a curare quella che è la posizione delle mani e dei gomiti. Tante volte le mani vengono tenute molto vicine e i gomiti tendono a collassare all'esterno. Tuttavia, questo andrebbe a creare una sensibilizzazione che non è specifica, perché nel front squat non ho le mani qua e i gomiti là, ce li ho messi in questa posizione. Quindi quello che vi consiglio io è andare, uno, a prendere una presa che sia specifica, quindi palmi in basso, ma soprattutto andare a prendere la presa leggermente più larga. In questo modo, andando in basso, i gomiti tendono a stare chiusi verso l'interno, ve lo dico per esperienza. Ok? Oltre a questo, che riguarda la spalla, c'è tutta la questione che riguarda l'anteposizione della spalla, la forza degli extrarotatori, la rigidità degli interrotatori. Allora, una spalla anteposta generalmente va a alterare quello che è l'angolo che ci interessa utilizzare. Vi faccio un esempio. Supponiamo che io abbia le spalle che sono in posizione perfettamente neutra, mi metto in questa posizione e riesco a tenere bene sul bilanciere. Se io ho le spalle anteposte, cioè sono messo così, vedete che l'angolazione rimane la stessa, però il gomito si abbassa. Quello che succede quando ho le spalle in buona posizione, l'angolo è lo stesso, ma i gomiti tendono a tornare su. Quindi delle spalle anteposte ci dobbiamo sicuramente preoccupare, perché sono un fattore che sicuramente può limitare questo tipo di escursione di movimento. Quindi lavorare tutti gli esercizi che tendono a riportare la scapola in una posizione neutra, quindi non in tilt anteriore sicuramente, è una cosa intelligente. Un altro fattore è la muscolatura degli interrotatori. Se gli interrotatori sono molto più forti degli esterotatori, si verifica un cambio di posizione, ok, dell'arto superiore, da questa posizione in interrotazione, in questa posizione. Quindi qua il bilanciere, potete farvi la barba, non potete tenere sul bilanciere. Quindi interrotatori forti tendono a causare questo tipo di problema, mentre extrarotatori forti tendono a riportare il gomito nella posizione corretta. Ok, quindi voglio darvi un esercizio che ci permette di sensibilizzare meglio questo tipo di problema. Tante volte, o meglio, anch'io ho suggerito questo tipo di esercizio, va bene, per andare a sensibilizzare maggiormente in allungamento tutta la catena degli interrotatori, specialmente il grande rotondo. Quello che però va considerato è il tipo di presa, che non è specifico. Quindi quello che dovremmo fare è prendere in questo modo, perché noi nel front squat non usiamo questo tipo di presa, usiamo questo tipo di presa.
Quindi andiamo a prendere in questo modo e da questa posizione, gomito davanti alla spalla, andiamo a eseguire questo tipo di sensibilizzazione, va bene? Quindi spero di aver risposto alla domanda che mi è stata fatta, a avervi comunicato quelle che secondo me sono le limitazioni principali riguardo appunto al polso, al gomito, alla spalla e alla spina dorsale, e avervi anche comunicato qualche piccola soluzione che può aiutarvi a risolvere il problema.